diciamo così. È stato presentato nel tardo pomeriggio nella sala maggiore della Camera di Commercio il consorzio TSB, una delle componenti chiave della Pallacanestro Trieste 2004 a livello societario, che insieme allo sponsor Alma ed alcune altre componenti dovrebbe rappresentare appunto il futuro economico di una delle maggiori realtà sportive del nostro territorio. In questo consorzio appaiono già adesso 16 aziende del territorio, nomi importanti da Orion a Generali, da Italspurghi a De Palo, da Severa, allo studio dentistico De Visentini e Sossi. Insomma, nomi che hanno deciso di entrare in questo consorzio per sostenere il progetto della Pallacanestro Trieste. Il presidente di questo consorzio, Busetti, ha parlato di un'idea partita dall'entusiasmo per la partecipazione all'evento sportivo, che poi è passata all'investimento economico. L'idea è quella di ampliare le fonti di finanziamento, creando quella che viene definita una business community, ovvero partono questi 16 soggetti, ma via via con le sponsorizzazioni potrebbero arrivarne degli altri, quindi più il consorzio funziona, più soldi entreranno nel budget della società. Busetti poi ha sottolineato come la triestinità della società sia una componente essenziale, ha detto: viste le triste storie che hanno riguardato piazze come Treviso, questo è essenziale. Poi, con una serie di slide, ha presentato quello che da anni è di fatto il libro dei sogni per quanto riguarda il basket giuliano, dalla gestione del Pala Trieste, ancora con il punto di domanda, all'eccellenza dei giovani, che invece è già una realtà, a una serie di pacchetti di eventi collegati per gli sponsor sostenitori, al merchandising, al ristorante all'interno del palazzetto e così via. C'è da dire che poi tra i punti di questo consorzio presentato all'interno di quello che potremmo chiamare un piano marketing, un business plan, come volete chiamarlo, c'era la seguente frase: la struttura societaria deve rimanere slegata dallo sponsor o dagli sponsor, che possono avere un ruolo nella governance societaria ma non dominante. E naturalmente fischiavano le orecchie all'attuale main sponsor della Pallacanestro Trieste 2004, Alma, il cui procuratore Gianluca Mauro era quattro sedie a sinistra del dottor Busetti, mentre veniva elencato questo piano marketing e riferita a questa frase. Sentiamo come ha risposto la domanda del sottoscritto, che è intervenuto per chiedere appunto cosa pensa di questa linea societaria. È noto a tutti quelle che sono le intenzioni di Alma. Al termine di questo esercizio di bilancio penso che ci sarà un incontro. Su questo incontro qua definiremo il tutto. Io ho già avuto modo, come ha detto il presidente del consorzio, di incontrarmi con loro, di aver già detto quali sono le determinazioni della famiglia che io rappresento, del gruppo che io rappresento, che ho l'onore di rappresentare, di cui dopo parlerò. Certo che per noi stare al 15% e investire tanti soldi è un impedimento. Come avete notato, gelo, silenzio in sala dopo le parole di Alma, che di fronte a queste parole inserite in questa sorta di business plan ha detto, investire tanti soldi e stare al 15% in società per noi è un impedimento. Parole su cui chiaramente l'assemblea dei soci dovrà riflettere. Due domande, una a testa anche per il presidente della Pallacanestro Trieste 2004 Marzini e per Busetti appunto di questo importante consorzio che si vuole affacciare con un apporto sempre più importante alla Pallacanestro Trieste. Per Marzini la prima domanda, ovvero come chiuderà il bilancio quest'anno Pallacanestro Trieste. Per Busetti la seconda: quale sarà l'apporto di minima che viene prefissato come idea di base dal consorzio? Io sono per il totale rispetto dei ruoli, quindi come non ho mai dettato la formazione ad Almasson, non vedo perché dovrei andare a fare i conti in tasca all'amministratore delegato. Ma al di là di queste battute, il bilancio della Pallacanestro Trieste si chiude al 30 giugno e se vogliamo fare i conti in casa a questa società chiuderemo con una sofferenza in attesa ancora di sponsorizzazioni certificate e promesse che devono arrivare nel giro di qualche settimana. C'è la possibilità poi di intaccare, io spero in maniera minima, il patrimonio sociale. Comunque parliamo di un deficit che alla fine si chiuderà nell'ordine di qualche decina di migliaia di euro, non siamo assolutamente alla bancarotta. Ho detto giusto, amministratore?
chi taccia consente. Oggi vedete ci sono 16 aziende nel consorzio, dottor Minucci parlava di 40, forse raggiungere 24 non sarà così impossibile. Noi riteniamo che sia raggiungibile un budget in termini di raccolta di sponsorizzazioni, quindi di raccolta pubblicitaria, di 150.000-200.000 euro. Questo che sia ovviamente un auspicio è evidente a tutti, però sappiate che questi 16 hanno già firmato un impegno a garantire un certo livello di sponsorizzazione, quindi da poi Mauro.